Salvato diportista in mare a Livorno, stava avendo un malore in barca. Carenza medici, circa 3.000 cittadini senza medico di famiglia. PRI risponde a evangelisti, frammentazione del centro-sinistra causata da chi non si riconosce nei partiti. Coldiretti contro il cibo sintetico, non è sostenibile, faremo battaglia. Premio alla carriera per Fernando Petroli, 65 anni di attività a teatro. A tutti buonasera e buon inizio settimana, eccoci ad una nuova edizione del nostro telegiornale qui su Antenna 3. Questa edizione si apre con la cronaca che ci racconta che nelle primissime ore di questa mattina la sala operativa della Capitaneria di Porto di Livorno ha ricevuto tramite numero di emergenza 1530 una richiesta di soccorso da parte di un diportista che si trovava nei pressi del tunnel navigabile sottostante Piazza della Repubblica a Livorno, con la propria unità in avaria e con a bordo una persona ultra settantenne con presunti problemi cardiaci. Valutata la possibile gravità della situazione, è stato quindi disposto l'immediato invio in zona di un mezzo idoneo a navigare nei fossi medicei e contestualmente è stato allertato il personale sanitario del 118. Sotto il coordinamento della sala operativa, il personale sanitario è imbarcato sul mezzo della Guardia Costiera, ha potuto raggiungere l'imbarcazione in difficoltà e prestare le cure del caso a questo malcapitato che è stato sbarcato in sicurezza e trasportato in ospedale per più approfonditi accertamenti. I militari della Capitaneria di Porto hanno successivamente coordinato le operazioni di rimozione dell'unità e il ripristino della regolare navigabilità del fosso. Come avete sentito dai titoli, c'è una grave carenza di medici di famiglia, ammassa circa 3.000 pazienti senza medico. Benedetti chiede un'indagine formale e il polo progressista di sinistra chiede di istituire un numero verde e sportelli dedicati ai pazienti che sono appunto senza medico. Il servizio è di Rossella Barattini. Grave carenza medici di famiglia a causa dei molteplici pensionamenti. Da mesi la regione toscana starebbe cercando una soluzione al problema per garantire l'assistenza, ma per molti cittadini trovare un medico sembra diventata una vera impresa. Ad intervenire in merito sono stati Stefano Benedetti, ex consigliere comunale di Massa per Forza Italia, e il polo progressista di sinistra massese, formato da Movimento 5 Stelle, Unione Popolare e Massa Città in Comune. Benedetti avrebbe deciso di fare un esposto al procuratore della Repubblica, denunciando l'incresciosa situazione per circa 3.000 persone solo nel comune di Massa. Necessario, secondo l'ex consigliere, accertare la responsabilità di questa situazione che potrebbe rivelarsi fatale per molti pazienti, soprattutto quelli nelle fasce più deboli come anziani o portatori di handicap. Questo mio esposto all'obiettivo di smascherare eventuali carenze o errori da parte della politica regionale, ha infatti riferito Benedetti, perché non è giusto che a pagare siano sempre i soliti cittadini ignari di quello che accade nei salotti della politica. Benedetti si sarebbe poi confrontato con diversi pazienti e malati che lamentano appunto di non avere più il medico di famiglia e quindi di essere impossibilitati a farsi prescrivere semplicemente medicine o visite. L'ex consigliere chiede quindi un'indagine formale. Stessa questione è stata sollevata dal polo progressista di sinistra. Nelle ultime settimane le cittadine e i cittadini rimasti senza medico di famiglia avrebbero segnalato al polo episodi surreali, come le proposte fatte da alcuni di loro di prendere un medico a Pontremoli oppure a Camaiore. Ciò rappresenterebbe un notevole disagio per questi cittadini, soprattutto per un paziente anziano. La situazione legata alla carenza dei medici di famiglia risulta quindi nei fatti sempre più drammatica e migliaia di pazienti denunciano di essere stati abbandonati a loro stessi dalla ASL. Pensiamo ai disagi che stanno avendo tutti quei pazienti che devono rivolgersi ai medici attualmente convenzionati per avere una semplice ripetizione di ricetta per i farmaci cronici, riferisce il polo progressista. Questi pazienti infatti non possono disporre della ricetta elettronica e non possono usufruire di quel medico per più di un mese. Saranno quindi costretti a vagare di ambulatorio in ambulatorio alla ricerca di risposte adeguate. Il suggerimento del polo all'ASL è l'istituzione di un numero verde e degli sportelli di assistenza per tutti quei cittadini che si trovano in questa situazione, ma l'azienda sanitaria non avrebbe ancora accolto la proposta. Necessario quindi un intervento rapido e urgente.
La frammentazione del centro-sinistra è causata proprio da chi non si riconosce nei partiti. Così interviene Guido Mussi, candidato a sindaco per il Partito Repubblicano, nel dibattito in vista delle elezioni amministrative di massa. Si riferisce all'invito fatto da Fabio Evangelisti, che chiede il compattamento dell'area di centro-sinistra, paventando la possibilità che in difetto si possa andare incontro ad un ballottaggio tra i due candidati del centro-destra. Ribadita l'appartenenza all'area del centro-sinistra, Mussi rimarca l'anomalia che tale appello venga da chi non si riconosce in alcun partito, ma si è autocandidato a rappresentare una coalizione alla quale è estraneo. Nello scrivere l'articolo 49 della Costituzione, i padri costituenti avevano ben in mente che la democrazia parlamentare necessiti indissolubilmente dei partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale, sottolinea così il candidato del Partito Repubblicano, con la convinzione che i partiti siano una componente essenziale della struttura istituzionale. Guido Mussi conclude affermando che il PRI è uno dei pochissimi partiti, per non dire l'unico, che ha resistito a tutte le turbulenze che hanno visto ad una scomparire tutte le altre sigle storiche, orgogliosi di partecipare alle elezioni amministrative con la storia e le idee moderne e innovative che li contraddistinguono. Il PD continua a perdere iscritti. Alcuni rappresentanti della sezione PD Ronchi Poveromo di Massa hanno comunicato oggi che il segretario del circolo Fabrizio Tommasini si sarebbe dimesso in quanto avrebbe deciso di percorrere un'altra strada e sostenere il candidato a sindaco Cesare Maria Ragaglini. Il circolo è dispiaciuto per la perdita di iscritti che avrebbero potuto consolidare la presenza sul territorio creando una sinergia con tutti gli abitanti del litorale e non solo. Gran parte degli iscritti avrebbe lavorato ad un sostegno di un candidato interno al partito che avrebbe potuto essere un buon collante per tutta la componente al tavolo del centro-sinistra. Tuttavia gli iscritti rimasti con grande senso di responsabilità e per non creare dissensi in vista di questo importante appuntamento elettorale avrebbero preso atto della candidatura del segretario Enzo Ricci che è stata votata in assemblea. Adesso il circolo non ha più il suo segretario, ha diminuito gli iscritti ma vorrebbe lavorare per compattarsi cercando di coinvolgere il più possibile la comunità di centro-sinistra. I deputati del PD Emiliano Fossi, Marco Furfaro e Arturo Scotto, in una interrogazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno chiesto un tavolo urgente per la AgroLab Ambiente di Carrara. Infatti ben 34 lavoratori rischierebbero il posto, ne abbiamo parlato anche in altre edizioni del nostro telegiornale. Per i deputati PD è necessario che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy convochi subito un tavolo con gli enti locali, sindacati e azienda per affrontare la crisi. L'azienda avrebbe comunicato ai lavoratori e alle lavoratrici del laboratorio di Carrara che nel corso dell'anno ci sarà una ristrutturazione sulla base del business plan relativo al 2022 e che i reparti di laboratorio in cui sono occupati 40 addetti saranno chiusi con il conseguente trasferimento dei lavoratori. Durante un incontro dello scorso febbraio, alla presenza dell'assessore regionale Nardini e della sindaca di Carrara Serena Arrighi, si sarebbe parlato per la prima volta di licenziamenti. Il 10 marzo l'azienda ha attivato la procedura di licenziamento collettivo per 34 lavoratori su 63. Secondo i sindacati l'azienda sta smobilitando il lavoro al laboratorio di Carrara, dirottando i campioni alla sede di Vicenza. Necessario pertanto un intervento del Ministero. Cibo sintetico. Coldiretti, Massa Carrara, contrario perché si tratterebbe di una scelta non sostenibile. 8 comuni su 10 in provincia hanno già deliberato sostegno alla battaglia contro carne, pesce, latte in provetta. Sentiamo. 8 comuni su 10 della provincia di Massa Carrara hanno già deliberato il sostegno alla battaglia contro il cibo sintetico di Coldiretti e Filiera Italia per chiedere una legge di iniziativa popolare che ne vieti la produzione e la vendita in Italia. Altri lo faranno proprio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. A tracciare un bilancio della campagna di adesione è Coldiretti Massa Carrara che ringrazia sindaci ed amministratori che hanno deciso di affiancare le imprese agricole e i consumatori in questa battaglia.
battaglia epocale. La minaccia non è mai stata così reale, secondo la Coldiretti. Non c'è solo la carne prodotta in laboratorio, che negli Stati Uniti è già stata autorizzata. Sulle nostre tavole potrebbe arrivare presto anche il latte ed il formaggio senza mucche ed il pesce senza mari, laghi e fiumi. Per Francesca Ferrari, presidente di Coldiretti Massa Carrara, il cibo sintetico poi non è assolutamente sostenibile. Nessuno infatti racconta che è fatto con un bioreattore e che le particelle emesse in atmosfera rimangono lì per millenni, ha infatti spiegato la Ferrari. Però poi si demonizza la zootecnica e gli allevamenti, che sono un'eccellenza unica. Oggi siamo l'agricoltura più sostenibile al mondo è un punto di riferimento. La carne sintetica per la Ferrari non salverebbe l'ambiente, i consumi di acqua ed energia sarebbero addirittura maggiori. Non ci sarebbe inoltre garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo umano. Come spiegato dalla presidente di Coldiretti, già da quest'anno potrebbe essere presentata la prima richiesta per portare sulla tavola in Europa la carne prodotta in laboratorio, scenario che Coldiretti è pronta a contrastare anche grazie ai tanti cittadini, così come le tante amministrazioni ed istituzioni che hanno deliberato o lo faranno a sostegno della petizione. In questi mesi sono infatti state raccolte 35.000 firme, migliaia nella sola provincia di Massa Carrara. In provincia, infatti, i comuni che hanno già deliberato sono Bagnone, Casola e Lunigiana, Filattiera, Fivizzano, Massa, Mulazzo, Pontremoli, Zeri, Podenzana, Tresana, Comano, Licciana Nardi e Villa Franca. Altri si aggiungeranno nelle prossime settimane. Grazie ad uno stanziamento regionale di 26.674 euro, il Comune di Aulla va in aiuto agli studenti che frequentano una scuola secondaria di primo e secondo grado appartenenti a famiglie in difficoltà economiche. Il contributo è stato assegnato a tutti i 175 studenti presenti in graduatoria, quindi ognuno di loro ha ricevuto 152,42 euro. Il denaro serve per coprire le spese per l'acquisto di libri di testo, di altro materiale didattico e di servizi scolastici. A Forte dei Marmi la polizia rafforza in vista della bella stagione i propri servizi, tant'è che ci sono nuove assunzioni al comando. Primavera è alle porte, Forte dei Marmi si prepara ad accogliere l'arrivo dei turisti. Complice la Pasqua imminente e un calendario che consentirà la possibilità di poter usufruire di molti giorni di festa a ridosso del fine settimana, si prevede un intenso flusso di presenze sul territorio con la necessità quindi di rafforzare i servizi, in primo luogo quello della vigilanza e della sicurezza. A tale scopo l'amministrazione comunale di Forte dei Marmi ha stabilito l'assunzione di un agente di polizia municipale in servizio a tempo indeterminato, attingendo alla graduatoria concorsuale ad oggi vigente e di ulteriori 5 agenti di polizia municipale con un contratto stagionale per 6 mesi. L'ampliamento dell'organico del corpo, ha affermato il sindaco Bruno Murzi, permetterà di rafforzare i presidi sul territorio e di intensificare tutte quelle attività legate alla sicurezza urbana e a quelle relative al controllo e al rispetto delle norme in ambito ambientale, commerciale ed edilizio. È intenzione dell'amministrazione Forte Marmina di riprogrammare a breve un nuovo bando per la selezione di agenti di polizia municipale a tempo determinato. L'arrivo dei nuovi agenti, aggiunge il comandante della Polizia Municipale Andrea Duva, ci consentirà di far fronte più agevolmente all'istituzione di un terzo turno in orario serale e nell'ottica dell'accordo quadro del Ministero dell'Interno sulle modalità di coinvolgimento della Polizia Municipale nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, concentrarsi sulla rilevazione degli incidenti stradali per consentire agli organi territoriali delle forze di polizia ad organizzazione statale di garantire un più efficiente controllo del territorio e rafforzare l'azione di prevenzione e repressione dei reati. Per quanto concerne poi il nuovo bando, come spiegato dal comandante Duva, prevederà all'interno anche delle verifiche di idoneità fisica, in modo da effettuare una selezione mirata ed accertare la capacità di gestire al meglio i controlli a più elevato rischio di contrasto, quali ad esempio quelli contro l'abusivismo commerciale in condizioni di maggiore sicurezza e aumentando al contempo il grado di efficienza.
Domani, martedì 21 marzo, in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, viene organizzato un presidio alle 11.30 presso Largo Falcone Borsellino a Massa. Nella commemorazione promossa dall'associazione Tutto per Massa, già promotrice della petizione che ha portato all'intitolazione del luogo d'incontro, saranno ricordati il dottor Paolo Borsellino, il dottor Giovanni Falcone, la dottoressa Francesco Morvillo e le donne e gli uomini delle loro scorte: Emanuela Loi, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano. Si vuole così onorare anche a Massa il sacrificio di tutte le vittime delle mafie. Nell'occasione, per sottolineare l'importanza della memoria, della legalità e della lotta contro la mafia e per onorare tutti gli eroi delle mafie, verrà deposto un mazzo di fiori. E anche quest'anno il Comune di Carrara aderisce alla 28esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, che si celebra il 21 marzo. Nell'occasione il Comune di Carrara, con Libera Terra e Cheer Food, società appaltatrice per conto del Comune di una parte dei servizi di refezione scolastica, propongono in tutte le mense degli asili nido e delle scuole di Carrara un menù speciale con la pasta di semola biologica Libera Terra, prodotta da cooperative sociali che coltivano le terre confiscate alla criminalità. Attraverso questa iniziativa, spiega l'assessore alla cultura e istruzione Gea Dazzi, il Comune intende lanciare un messaggio di legalità e di promozione della lotta alla mafia e alla cultura mafiosa, che si può attuare solo attraverso azioni e scelte concrete come quelle intraprese da Libera Terra. Riconoscimento alla carriera teatrale, una commedia in Massese, la Giornata Mondiale della Poesia, altri appuntamenti dopo la pubblicità. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Quando conferiamo il vetro, ricordiamoci di inserire solo il vetro, eliminando i tappi di plastica o di metallo che inseriremo nel multimateriale. Non gettiamo con il vetro anche i sacchetti di plastica che abbiamo utilizzato per trasportarlo all'isola ecologica. I meccanismi si potrebbero inceppare e danneggiare. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Non hai la tessera? Richiedila. Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in Via dei Limoni. ASMIU, l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. Ecco, questo non è un nuovo come tutti gli altri, è quello dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, e dentro non c'è soltanto una sorpresa, c'è un sogno. Io sono Enrico Manzina e sostengo questa iniziativa. Il 24, il 25 e il 26 marzo nelle piazze italiane potrete trovare l'uovo, comprarlo facendo una donazione, e aiuterete la ricerca, i progetti futuri per aiutare persone che sono in grande difficoltà. Questa è un'iniziativa importantissima e potete trovare la piazza più vicina a voi su air.it. Ripeto, qui dentro non c'è una sorpresa, c'è un sogno per aiutare tantissime persone con la ricerca. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia, che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. La mia macchina, bella ma... Da revisionare, non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata.
Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Spidi, via Zara 810, Marina di Massa. Al termine della vita avremo cura dell'ultimo viaggio, con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri Salvatori. 340-188-6511. A Massa, via Democrazia e via del Cimitero a Mirteto. Per i suoi 65 anni di attività è stato premiato con un riconoscimento alla carriera il regista teatrale Fernando Petroli. Questo riconoscimento inaspettato, vediamo come l'ha reso, se felice o meno. Alle nostre telecamere sentiamo il neopremiato Fernando Petroli. Stamani si è tenuta a Palazzo Ducale la festa mondiale della poesia, a cura del Centro Francescano Internazionale di Studi per il dialogo fra i popoli. E in questa manifestazione si sono ricordati del sottoscritto e mi hanno così premiato facendo questo certificato, premio alla carriera, perché dopo 65 anni forse hanno ritenuto che sarebbe l'ora di mandarti in pensione. Allora io ho pensato, per coloro che invece pensano che possa continuare, io forse scriverò Fernando Petroli, premio alla carriera futura. E così, sarà ancora sulla breccia, almeno si spera. Quindi a 60 anni che sei... 65 anni. E facendo cifra tonda, senza sconti né nulla, arriviamo a 85 anni di età. Parti bene. Bella età, eh? Eh sì. Però se avessi 65 anni, forse andrebbe meglio per me, sia ben chiaro. È stato un onore quindi ricevere questo premio. Eh sì, è un onore inaspettato, perché non pensavo, soprattutto facendo il teatro come lo facciamo noi, con grande entusiasmo, con una voglia di farlo senza mai perdere però la visione, che è quella di stare sempre, di giocare. Per cui non pensavo che facendo questo avessi fatto anche carriera. Per cui quando ho visto premio alla carriera mi sono guardato, ma carriera di che cosa? E invece proprio per quello del teatro, così mi hanno detto stamane. E allora ho ricevuto questo premio per i 65 anni di teatro e per un certo successo che ho ottenuto, ma non solo per merito mio, ma per merito di tutti coloro con i quali ho lavorato nelle diverse compagnie e soprattutto col Teatro Città di Massa, al quale sono ritornato alla casa della madre. E mi sono trovato molto bene. Spero che questo premio alla carriera possa essere suggellato dal successo della commedia di Camomilla Colazione. Speriamo. Speriamo, soprattutto per il teatro in sé, per la compagnia meglio ancora.
ma anche un po' per il teatro in sé, il teatro dialettale. Ovviamente, certo. Anche un po' il nostro patrimonio. Sì, sì, poi c'è questa rinascita dopo questi anni che sono stati del Covid, quando si sono aperte le porte del Guglielmi, c'è stata proprio un'affluenza, e non parlo di affluenza di pubblico, ma delle compagnie. E stanno lavorando per altri spettacoli che avverranno fra qui a giugno, di cui due spettacoli sono da me diretti. Che altro potrei dirvi? Grazie per l'interessamento, grazie per gli auguri e soprattutto grazie ad Antenna 3 per il lavoro che sta facendo sul territorio della provincia di Massa Carrara. Grazie Fernando, e proprio per la tua regia, quindi per la regia di Fernando Petroli, arriva al Teatro Guglielmi una commedia dialettare brillante, Capumilla a colazion, della compagnia Teatro Città di Massa. Abbiamo intervistato alcuni membri di questa compagnia che ci ha dato qualche informazione, ascoltiamo. Ci avviciniamo alla prima di questo meraviglioso spettacolo. Chi c'è qua con te? Allora, questa sera abbiamo con noi la Maria Rosa Cavazzutti, che è una veterana ormai del teatro, penso che tutti la conosceranno, il nostro regista Fernando Petroli, anche lui veterano, la Martina Grassi, e che ormai avete conosciuto già l'altra volta, la Roberta Balloni, anche lei, insomma, è già qualche anno che è con noi e quest'anno si incimenta in una parte, diciamo, per lei un po' più difficile delle solite. Il mio personaggio, l'ho detto, forse non ricordo bene, perché dal 79 che sono in compagnia di commedie ne ho fatte tante, tantissime, ma il ruolo di cameriera forse mai, proprio cameriera, donna vicina di casa, pettegola, tante. Cosa faccio? Sono un po' giusto della mia età, non sono una cameriera giovane, sono una cameriera della mia età, un po' critica, un po' brontolona, un po' di quelle che, però so stare anche al mio posto. Mi piace, sì, non è granché come entro in tutti e tre gli atti, faccio riposata, delle apparizioni e poi sparisce come la Madonna. Ora ci ha incuriosito, quindi dobbiamo per forza venire a vedervi. Sì. Regista, come si sono comportate queste donne? Stupendamente bene, ma non perché sono presenti, a parte che alcune purtroppo ci si conosce da anni. Niente, Fernando. Quante cose potremmo dire, meglio star zitti. Sì, è meglio. E poi invece ho conosciuto le nuove, per cui è stato un amalgama fra il vecchio e il giovane che ha portato, e spero che porti, dei risultati veramente eclatanti. È una bella compagnia, fiatata, dove l'amicizia e la stima veramente si intrecciano. E quando ci sono questi presupposti, qualunque cosa una possa fare, non può non venire bene. La commedia è brillantissima, è una scelta fatta proprio perché dobbiamo, poi di questi tempi, dobbiamo divertire il pubblico. E con questa commedia il pubblico senz'altro si divertirà. Ma il merito è loro, perché sanno interpretare, entrare nel personaggio, pur divertendosi, ma rimanendo sempre nella logica che si sta facendo del teatro. E loro sono attrici del teatro. Sono bravissime. Regista, perciò. Che caspita, ognuno il suo. Io sono quella che, diciamo, attraversa tutti i sentimenti che esistono sulla faccia della terra, perché passo dalla gioia alla meno gioia, alla preoccupazione, alla disperazione, alla gioia, insomma, e io sono quella che dovrebbe essere sposa, e poi vediamo, insomma, questo è. Ti vivrà, sì. Quindi quando si aprirà la prevendita dei biglietti? Allora, la prevendita online è già partita l'8 marzo ed è stato un esperimento per la compagnia, nel senso che è la prima volta che proviamo a aprire questo circuito, ed è stato anche un successo perché i biglietti che abbiamo messo disponibili online sono già stati venduti. Ovviamente però abbiamo deciso anche di tutelare il pubblico più affezionato, che ha più voglia di andare in biglietteria a comprare il titolo cartaceo, e abbiamo riservato una parte del teatro per loro. Quindi domani mattina dalle ore 9 alle ore 12:30 e domani nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00.
E così mercoledì si troverà la biglietteria aperta, poi nei giorni di spettacolo dalle ore 17.30 alle ore 21. E speriamo che vada bene anche a questo giro, perché è andata bene online, quindi speriamo anche che il cartaceo vada. Quindi facciamo magari un invito a venire a vedere lo spettacolo e a prenotare il biglietto. Sì, allora vi aspettiamo, ovviamente numerosi come siete sempre stati in quasi 60 anni di storia del Teatro Città di Massa, ci avete sempre accompagnato e speriamo che ci sia anche un passaggio di testimone dal pubblico più fedele a un pubblico più giovane. È nuovo, esatto, visto che abbiamo anche tanti bimbi che si stanno avvicinando a questo mondo e che ci fa piacere portare avanti, speriamo che portano anche una nuova fetta di pubblico. Al Teatro dei Quercioli di Massa si celebra la giornata mondiale della poesia con Cusci a ne sarem mai soli, nuova raccolta di poesie dello scrittore e attore Fabio Cristiani, edita da Tara Editoria. L'evento rientra nel programma Cultura in Tour che l'associazione Insieme sta portando avanti, toccando quartieri e frazioni del comprensorio, riscuotendo consenso e approvazione di pubblico. Si tratterà di un pezzo di teatro recitato da uno dei massimi attori del teatro dialettale massese, nonché regista Fernando Petroli, e ancora in scena Maria Rosa Cavazzuti, Maria Chiara Barsella e la piccola Gioia nella poesia La Massisina. Introdurranno l'evento Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti, a cui farà seguito la premessa critica di Massimo Dalle Luche. Condurranno la manifestazione Monica Gulminelli e Giorgio Berti. Appuntamento dunque per questa giornata mondiale della poesia in Cultura in Tour, domani martedì 21 marzo alle 18 al Teatro dei Quercioli con ingresso libero. E ancora domani, martedì 21 marzo, in occasione della nascita della grande poetessa Alda Merini e della Giornata Internazionale della Poesia, alle 21 presso Leonardo, angolo artistico culturale di Borgo del Ponte a Massa, si svolgerà uno spettacolo teatrale in collaborazione con AICS Musica e Spettacolo di Massa. Poiché i posti sono limitati, è assolutamente obbligatoria la prenotazione ai contatti del Circolo Leonardo. È possibile chiamare il numero 327 050 8533 oppure inoltrare una mail a leonardoac2022@gmail.com. Nell'ambito delle iniziative intorno all'8 marzo, l'arte si fa donna, mercoledì 22 marzo alle 17 al MUDAC, Museo delle Arti di Carrara, Marianna Miniati presenta il suo libro dal titolo Las Sin Sombreros, perché la voce delle donne della generazione del 27 è ancora forte. Si tratta di un accurato lavoro di ricerca in cui l'autrice Marianna Miniati, laureata in Digital Humanities, raccoglie biografie di donne del passato dimenticate, che hanno lottato per l'affermazione di se stesse in vari contesti sociali e storici, con particolare riferimento ad alcune artiste e letterate vissute nella Spagna di inizio Novecento. L'iniziativa è organizzata dall'assessorato alla cultura del comune. L'incontro sarà introdotto dall'assessore alla cultura Gea Dazzi e presentato dalla dottoressa Laura Bruschi, membro della commissione cultura di Fondazione CRC. L'ingresso è libero, ricordiamo, al MUDAC di Carrara. Sabato 25 marzo alle 11 nel borgo di Tassonarla, un nuovo appuntamento con Tasson Art. Si tratta dell'inaugurazione di una scultura in bronzo realizzata dallo scultore fiorentino Paolo Staccioli dal titolo Cavallo con Cavaliere e posizionata fra le case in sasso di questo antico borgo. L'evento è organizzato dal Comitato Insieme per Tassonarla, presieduto da Diego Bandinelli con la collaborazione della Proloco di Tresana e il patrocinio del Comune. A fine luglio tornerà la rassegna, giunta alla seconda edizione, che ha portato centinaia di visitatori a Tassonarla. Ringraziamo il Comitato Insieme per Tassonarla, afferma il sindaco di Tresana Matteo Mastrini, per il grande impegno profuso. Doppio intervento di messa in sicurezza delle alberature domani, martedì 21 marzo, lungo la viabilità
cittadina di Pietrasanta. A Strettoia, via Valenciaia, sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 15 per operazioni urgenti di potatura su alcune piante. L'intervento vedrà impegnati, oltre alla ditta incaricata dal comune, anche gli addetti di team e distribuzione. In Viale Apua invece sarà concluso l'intervento di potatura avviato la scorsa settimana dalle 8 alle 18. Il comando di polizia municipale ha disposto il divieto di sosta e transito fra le vie Unità d'Italia e Ficalucci, mentre nella porzione compresa tra il civico 315 e via Duca della Vittoria verrà istituito il senso unico alternato regolato da Movieri. E siamo alla pagina sportiva perché c'è uno scambio di gagliardetti e foto di gruppo davanti al municipio di Pietrasanta per la Sea Wolf Wheelchair Hockey Versiglia, che nelle prossime ore partirà alla volta della Sicilia per una doppia sfida valida per il girone C della serie A2 del campionato nazionale di hockey in carrozzina elettrica contro due compagini di Palermo, i Red Cobra e le Aquile. Il 25 e 26 marzo i ragazzi e le ragazze della Sea Wolf si giocheranno l'accesso alle finali playoff per la promozione nella massima serie. A salutare i ragazzi del team giallo-nero, oltre al sindaco Alberto Stefano Giovannetti e all'assessore allo sport Andrea Cosci, anche l'assessore al sociale Tatiana Gliori, la presidente del consiglio comunale Paola Brizzolari e quella della commissione consigliare sport Sandra Da Prato. I consiglieri René Nardini, Paolo Bigi, il neocampione d'Europa indoor sui 60 metri Samuele Ceccarelli, insieme al tecnico Marco Del Medico e una delegazione dell'Atletica Pietrasanta Versiglia con il presidente Matteo Mattei e il martellista pietrasantino Nicola Vizzoni, argento a Sydney 2000 e a Barcellona 2010. In bocca al lupo a questi ragazzi e ragazze. Allora, guardiamo insieme alla grafica di Meteo Puani il tempo che farà domani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 21 marzo. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime in calo, venti deboli e mare poco mosso. Per mercoledì 22 marzo, nuvolosità variabile, temperature stazionarie, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Assisteremo ad un peggioramento, temperature stazionarie, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Per aggiornamenti meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Abbiamo concluso il nostro telegiornale, grazie per la vostra attenzione, appuntamento a domani. Buona serata a tutti, arrivederci.